Ciao! Sono Marina Branduzzi e oggi visitiamo Ronda, una città spagnola che si trova a 100 km da Malaga. È una delle più antiche e belle cittadine andaluse, che conserva la sua antica struttura araba. La sua specifica che è situata su un pianoro a strapiombo, elevato a 200 metri. Le origini di Ronda risalgono ai Celti, che nel VI secolo avanti Cristo la chiamarono Arunda. Nella parte moderna di Ronda c'è la piazza e la chiesa del Socorro. Fino al 1981 la piazza portava il nome del dittatore Franco, finché non è stata rinominata dal direttivo del sindaco. La fontana con Ercole e due leoni rappresenta il simbolo di Andalusia. La prima e una delle più grandi Plaza de Torres venne costruita nel 1784 a Ronda. Vicino ci sono le piastrelle con i nomi dei toreros famosi e l'infopoint dove si possono ottenere le spiegazioni e una mappa. La strada accanto allo strapiombo ci porta al Ponte Nuovo. Questo ponte fu costruito nel XVIII secolo ad un'altezza di 120 metri sopra la gola del Tajo. Una leggenda narra che il progettista morì mentre controllava i lavori del ponte, ma in realtà José Martín morì di morte naturale. Invece è vero che dentro il ponte c'era la prigione, dove ora c'è il museo del ponte. Grazie al periodo islamico, che durava a Ronda più di 500 anni, abbiamo le stradine strette e i balconi arabi. La chiesa di Santa Maria la Maior è una delle principali attrazioni di Ronda. Una volta entrati, sarete colpiti dall'eleganza di archi e colonne. Le stesse colonne si possono vedere anche dall'alto, salendo sul tetto della chiesa, da dove si può vedere tutta la città. La chiesa fu costruita sul punto esatto in cui si trovavano l'antica moschea di Ronda e ancora prima un tempio romano. Santa Maria la Maior è conosciuta per la preziosa collezione dell'opera custodita al suo interno, tra cui anche un coro in legno intagliato e un affresco raffigurante Cristoforo Colombo. La parte antica della città conserva costruzioni del XIII-XV secolo. La mappa turistica di Ronda contiene 37 punti da visitare. Ma fa piacere semplicemente seguire le strade vecchie, pensando che spesso qua camminava anche Ernest Hemingway. Se siete affamati dopo la lunga passeggiata, vi consiglio di provare il prosciutto spagnolo, che è veramente buono. Piano piano, seguendo la mappa, da un punto all'altro siamo arrivati al Ponte Vecchio. Da qua si apre bellissima vista sul Ponte Nuovo e sul Ponte Arabo. Ricordatevi di prendere per Ronda scarpe comode. Se vi piace l'altezza, vi propongo di guardare il mio video
дель каменито дель рей. Грация, эрвидерча.